dei cocktail, abbiamo preso delle ricette, ci sono state fornite delle ricette di cocktail internazionali e le abbiamo rivisitate sotto forma analcolica. Faccio un esempio: il mojito, invece di metterci il rum, prepariamo la base stessa del mojito con il lime, lo zucchero e la menta e ci mettiamo l'acqua frizzante. Il gusto è quello, non dico originale, però è molto più saporito, non c'è quella stringenza dell'alcol. Anche per dare un messaggio ai ragazzi di assaporare e divertirsi bevendo sostanze che... bevendo drink che non sono alcolici. Cose naturali, senza alcol, senza bisogno di altro. Questa è la mia prima esperienza che faccio di lavoro serio e di divertimento senza l'ostacolo di droghe o di alcol. Quindi sono me stesso in relazione ad altre persone. Non ho bisogno di nascondermi da nessun mio difetto, non ho bisogno di nascondere nessun lato del mio carattere che non può andare bene. Mi faccio accettare per quello che sono. E fare questo lavoro mi dà tanta adrenalina, mi dà tanta soddisfazione e soprattutto anche con lo staff con cui lavoro mi fa, soprattutto ovviamente uno staff che condivide il tuo stesso mestiere, mi fa stringere dei rapporti molto più stretti. Faccio l'esempio di Walter, ci siamo conosciuti attraverso il mestiere e stiamo portando avanti un'amicizia che la considero quasi come una fratellanza. Divido ogni mio problema, ogni mia difficoltà, cerco di chiedere anche dei consigli, cerco di ascoltare. Poi tante volte le fatiche le facciamo assieme e questo mi dà la soddisfazione più grande. Ci dà la soddisfazione più grande. Ci dà la soddisfazione più grande. Per me è presso poco la stessa cosa, nel senso far questo lavoro è una messa alla prova continua. Ma non da solo, cioè di mettere a prova davanti a altre persone. È la soddisfazione più grande. Io ogni volta che mi chiedono cos'è per me questo lavoro rispondo questo, perché secondo me è la base di tutto. Poi è vero, c'è un sacco di fatica comunque se si parla di lavoro, però farlo così come ti insegna questo posto, come ti danno l'opportunità di fare questi eventi, prendi il lavoro non come una fatica, non come uno sforzo, ma come un piacere, come una cosa per andare avanti. E a me fa star bene, anche perché non ho mai provato prima. Perciò provarlo ora così è bellissimo e penso che la condividiamo.